Ha funzionato molto bene l'Andria, che ha fatto una partita caparbia, magari non bellissima dal punto di vista estetico, magari come ha fatto altre volte, molto più concreta, ha sfruttato delle situazioni, ha fatto due gol fantastici e noi invece con qualche occasione in più non siamo riusciti a fare gol. Qual è il ruolo del Cosenza in questo campionato? È un outsider per quanto riguarda le posizioni di vertice o può aspirare a qualcosa in più al netto della sconfitta di stasera? No, ma noi sappiamo che abbiamo cambiato molto della squadra dell'anno scorso, dove abbiamo fatto un mezzo miracolo, cercheremo di ripeterlo anche quest'anno, rimanendo agganciati alle squadre più forti, ma sappiamo essere una squadra come sono altre, come l'Andria. Io ho detto sempre che l'Andria, quando sarà al top della condizione, è una squadra temibile. Ha dei giocatori che ha preso, che volevamo anche noi, importanti, sia in mezzo che dietro che davanti, dunque anche oggi ne mancavano anche un paio importanti, dunque l'Andria è una squadra come il Cosenza, oggi ci ha battuto meritatamente. Lei ha fatto i complimenti giustamente all'Andria, ma se l'aspettava così visto che veniva da un periodo un po' complicato? No, beh, non me l'aspettavo così, anche se la mia esperienza mi dice che questa è una partita dove quando sei un po' stai andando così così, ti cominci a riprendere, capita una squadra che in classifica è molto in alto, normale che tutti i ragazzi dell'Andria hanno dato il 110% e hanno fatto un'ottima partita, ripeto. Noi abbiamo sbagliato qualcosa su far diciamo, ripartire l'Andria, che sul piano del palleggio non ci creava problemi, ce l'ha creati sulla velocità delle ripartenze.